I servizi 118 in questo weekend sono stati particolarmente attivi. Abbiamo avuto un aumento di chiamate che si aggira intorno al 20% rispetto alla media stagionale. Addirittura nella giornata di ieri siamo arrivati ad avere 252 missioni, un numero estremamente importante. Ovviamente c'è stata una ripercussione sul pronto soccorso che al momento però non sta creando particolari disagi. La situazione leggermente più difficile si sta riscontrando sul ponente, in area metropolitana in particolare, su Villa Scassi e sull'ospedale evangelico, però comunque è tutto sotto controllo. Ecco, quindi ovviamente questi numeri significano che ci sono stati degli accessi anche per caldo, giusto? Abbiamo avuto molti accessi per caldo, circa il 20% di tutti gli accessi generali sono stati dovuti a problemi legati all'ipertermia. Abbiamo sia soggetti anziani, più ovviamente colpiti dalle ondate di calore, al tempo stesso anche molte persone giovani che purtroppo, è necessario dirlo, non rispettano le indicazioni che vengono fornite quotidianamente da noi, dai mezzi di stampa, eccetera. Bisogna ricordare sempre di evitare di fare attività sportiva nelle ore più calde, bere tanta acqua, non bere bevande gasate, cercare di avere un'alimentazione sana. E per le persone anziane cercare di modificare la terapia in accordo sempre con il proprio medico di base, in maniera tale da evitare eventuali cali di pressione, o patologie cardiologiche correlate. Ecco, insomma, quei consigli che da giorni diciamo di seguire, che Regione, insomma, che voi esperti continuate a dire di seguire, che un po' da troppi vengono presi, diciamo così, un po' sotto gamba, per non dire da alcuni derisi. Senta, in conclusione, le persone che stanno accedendo anche questo lunedì, che sappiamo già lunedì essere il giorno più problematico, diciamo, per il pronto soccorso, ma che sintomatologia hanno? Quindi sono anziani, disidratati, cioè quali sono anche, diciamo, un po' così, quei campanelli d'allarme che possiamo dare ai nostri telespettatori che hanno magari in casa un anziano, non riescono a convincerlo di bere molto? A che cosa bisogna stare attenti? Sicuramente la disidratazione è uno dei sintomi principali di questo periodo dell'anno. Bisogna ricordare sempre agli anziani di bere tanto, di non uscire nelle ore più calde, di avere un'alimentazione corretta, di controllare la terapia e comunque di seguire tutte quelle regole che, come abbiamo già detto, quotidianamente cerchiamo di diffondere a tutta la regione.